Ciao a tutti. Allora, io come da titolo rimango di idea che abbiamo lasciato 2 punti. E meno male solamente 2 perché potevano essere 3. Diciamo che il gol, per quanto bello, perché è stato comunque un bel gol, quello di vantaggiato, un bel gesto, però per come stava andando la partita, per come si è messa e per come è stata poi la partita, diciamo che è stata quasi una fortuna averlo fatto. Ma non perché non ci si meritava, anzi, perché sembrava veramente che Polonia non volesse entrare. Però allo stesso tempo io vi dico anche, e spero di non fare l'ossa dell'altra volta, è vero che magari sono stato frainteso in determinate cose, e meno male qualcuno me l'ha fatto anche notare nei commenti, mi piace quando commentato così, perché magari va a trovare comunque un dialogo barra discussione, insomma. Diciamo che comunque nonostante il Livorno abbia sicuramente giocato meglio di loro e meritava sicuramente qualcosa in più, per quanto riguarda il discorso di cosa si poteva fare, soprattutto poi come sono state le ossa per i risultati e soprattutto per la prestazione, io direi che il Livorno è vero, ha giocato meglio, ha creato tanto di più rispetto a loro, ma poteva anche fare di più, ma non tanto a livello di gioco, ecco, diciamo proprio a livello di pericolosità. Perché se ci avete fatto caso, io se non al 100%, direi che per un buon 90% il Livorno oggi, per poter far gol, per rendersi pericoloso, ha optato una delle scelte più semplici, volendo, che però dopo un po' secondo me diventano o sbagliate o comunque quasi inutili, superflue. Cioè, ovvero quella di fare cross da tutte le parti praticamente, cioè come cominci a non dico a toccare l'area avversaria, ma comunque quando cominci, diciamo, a entrare, no, in una zona abbastanza pericolosa, Livorno ha provato il cross. E per amor di Dio, è vero, cioè, il gol alla fine si è fatto così, con un cross. Ok, però tutti quell'altro 8.000 cross, dove, che fine hanno fatto? Cioè, io sono d'accordo nel provare a far così. Io spero sia stata una tattica, una strategia scelta da Sutil. Però quando vedi che per svariate volte, soprattutto mi riferisco al primo tempo, alla fine i cross diventano superflui, nonostante comunque poi loro a volte ci avessero nel suo per far sì che invece i cross diventassero pericolosi. Cambia, fa qualcos'altro. Io odio questo Savi, e lo dico veramente con tutto il rispetto per la squadra avversaria, in questo caso il Monza. Cioè, la classifica, per quanto hanno fatto vedere almeno oggi, le altre partite non l'ho seguita, vedi solamente una partita che vinse 3-0 col Siena, ma anche lì il Monza non è che fece chissà cosa. Infatti era appunto questo, voglio dire, questa Savi, perché se non sbaglio fece 3 gol praticamente, cioè il risultato era clamorosamente bugiardo, perché doveva finire 10-3 per il Siena, per dire, a livello di occasioni, no? Invece vinsero loro. Appunto, a me, con tutto il rispetto, oggi loro non mi sono sembrati la grandissima squadra da addirittura essere in classifica. Sarà che l'ho vista male, sarà che magari loro, boh, oggi era una giornata no, sarà che magari con lo stile di gioco del Livorno, con la qualità totale di Livorno, magari loro non riuscivano a esprimere il gioco, non lo so. Resta il fatto che loro non mi sembrano quella grande squadra. E secondo me, cosa voglio dire con questo? Secondo me che il Livorno, per entrare nell'area, per essere pericoloso, doveva optare solamente la scelta dei cross, mi sembrava un po' eccessiva me cosa. Però mo dite, è vero, nei colpi di testa noi, se comunque crossiamo Modino, possiamo essere molto pericolosi, perché è vantaggiato, nonostante l'altezza, nonostante la stazza, c'è un gran colpo di testa e volendo anche una grande elevazione, non lo metto in dubbio, così come altri magari, comunque non è detto che si faccia gol di testa, per dire, si può fare anche gol di piede. Però, cioè, uno, abbiamo la qualità davanti per poter eventualmente, in questi casi, quando la partita chiaramente lo permette, di provare magari, no, a entrare direttamente con la palla a terra, diciamo, nella loro area. E poi oggi, per quanto ripeto, per quanto hanno fatto vedere, con tutto il rispetto, lo specifico sempre, poi ci tengo a specificare, se no passo per arrogante, loro, cioè, non mi sembrava quella grande cosa, cioè era fattibile se mi provare meno a entrare in area, ecco. Invece Livorno ha optato quasi esclusivamente, se non, come detto prima, se non del tutto, a questi cross, che una volta si sono rivelati, una volta decisivi, infatti si è fatto il gol, altre volte un po' pelosi, ma perché il portiere ci ha messo del suo, perché comunque se il portiere, non so se non era in giornata o altre cose, comunque se il portiere, diciamo, si comportava come doveva fare, tante volte il pericolo lo poteva evitare, posto di far sì che venisse fuori. E appunto, ora sto un attimino perdendo perché volevo fare una cosa sul portiere, ma non lo faccio, se no sarebbe troppo lungo.
Niente, il Livorno invece ho deciso di optare, quindi sì, ho optato per questa scelta lì che secondo me dopo un po', dato che vedevi che si vedeva era plateale, che non magari non rendevano quanto sperato, bisognava cambiare modo di provare ad attaccare, ecco. E quindi è per questo che mi riferisco ai discorsi iniziali, cioè mi rilascio ai discorsi iniziali, quando ho detto che Livorno è vero che ci ha provato, ma poteva fare di più, soprattutto dal punto di vista offensivo, ecco. Perché dal punto di vista difensivo diciamo che se bisogna fare magari una differenza, no? Centrocampo, vabbè, oggi centrocampo c'è stato abbastanza secondo me nonostante tutto, eh. Cioè, ce l'ha fatto, anche loro potevano fare qualcosa di più, però secondo me si è peccato tanto in attacco. In difesa, beh, si tralascia averla dormita clamorosa nel gol, perché comunque ve l'ha fatto Gove, nonostante l'abbia fatto di petto, era da solo. Per il resto poi difesa, beh, a grandi linee, se non in maniera ottimale, il suo l'ha fatto, cioè sì, ogni tanto, quando attaccavano loro, magari mi riferisco sul finale del secondo tempo soprattutto, e bisognava magari essere un po' più attenti, quindi c'era anche un po' di culo in determinate occasioni, però il suo l'ha fatto, cioè sarebbe stato ancora più bugiardo, cioè se alla fine veramente, alla fine fosse stato diverso il risultato, magari che non riuscivano nemmeno a pareggiarlo, addirittura magari loro riuscivano poi a ritornare in vantaggio. Però ora mi sto confondendo fra le varie cose. Diciamo che secondo me Livorno poteva fare di più. E appunto, rimanendo a un discorso offensivo, diciamo che il reparto d'attacco, tralasciando il discorso di cross, no? Questo CV oggi ha peccato tanto, perché Maiorino non si è visto. Valeani, secondo me, cominciava un po' a giocchiare quando è stato tolto, ovvero quindi nel secondo tempo, il primo tempo Maiorino e Valeani quasi inesistenti. E secondo me, fra tutto, appunto, oggi, indipendente poi dal risultato che poteva venire fuori, perché magari si poteva fare benissimo un altro gol di testa, magari, per esempio, su come tante cross, però indipendente da tutto, secondo me, oggi è mancato tanto il reparto offensivo, oggi mi è piaciuto poco, ecco. E niente, mi è dispiaciuto perché, come ho detto prima, per quanto riguarda queste partite qua, oggi secondo me era molto fattibile. Sono state partite in cui Livorno magari riusciva a rendersi meno pericoloso e l'avversario in sequenza magari era più temibile, diciamo, e invece poi abbiamo ottenuto la vittoria. Oggi non è stato così. Oggi secondo me sono veramente 2 punti lasciati lì così, che spero possano in futuro non essere pesanti, possano non diciamo essere inutile questi 2 punti persi, perché se no, a me personalmente, già tuttora mi fanno un po' girare le scatole. Quando guardo la classifica, dico, boh, se il Siena se dovesse vincere diventa, vabbè, non c'è una partita in meno, però diventa, diciamo, la differenza meno 3 anziché meno 5, sinceramente mi scoccia, soprattutto perché le possibilità c'erano. Tutto qui. Lo so, e se si va a vedere magari vari commenti, tanti dicono che invece può essere stato un punto, cioè un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè guardiamo appunto il bicchiere mezzo pieno perché si perdeva e meno male alla fine si è pareggiato. Se me no, perché si poteva fare veramente di meglio. Io non so se avete visto la partita o magari poi vi limitate, insomma, a guardare eventualmente i highlights e sappiate, l'ho vista, dal mio punto di vista, che come è successo in passato, a volte può essere differente dal vostro, le possibilità erano ampie, cioè non bisognava guardare Monza, cioè facendo una sovrapporzionale dalla classifica, ecco, ma bensì da come giocava, ecco, che se vuole la classifica il Monza pare sesto, cioè nella zona abbastanza alta, ecco. Secondo me, per quanto visto, ripeto, per l'ennesima volta era molto fattibile e mi scoccia aver lasciato 2 punti, che meno male alla fine sono solo 2 perché potevano essere 3 per come stavano andando le cose lì, insomma. E questo è quanto. Facendo come sempre fatto, come quasi sempre fatto, una differenza per me il secondo tempo, sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo, anche se secondo me ciò è dovuto al fatto che loro, giocando comunque contro di noi, che siamo la prima, no? Momentaneamente, si spera, non solo momentaneamente, comunque della categoria, ora è logico, vinci, ti difendi, quindi loro hanno fatto le barriate, di conseguenza sono stati molto meno pericolosi, di conseguenza meno offensivi, e quindi magari abbiamo più stabilito il gioco noi, quindi di conseguenza abbiamo giocato meglio il secondo tempo rispetto al primo. Il primo tempo non dico inguardabile, perché sarei bugiardo, nonostante alla fine è finito con l'1-0, però per quanto riguarda il discorso
offensivo, come ho detto prima, sono messi a peccato tanto. Il primo tempo non è stato, diciamo, stra insufficiente, però a numeri io direi a dittanto un 5 e mezzo, che l'attacco, soprattutto dal punto di vista finalizzativo, perché anche il primo tempo, beh, così l'abbiamo creato, mai quanto il secondo, però dal punto di vista di idee, rispetto a quello che abbiamo fatto vedere, la qualità che abbiamo, fra, in primis, come ho detto prima, fra i vari Majorini e Valiani, che i piedi, se vogliono, ce l'hanno una sta grande, soprattutto il secondo per inventà, il primo invece per, diciamo, anche finalizzazioni. Abbiamo peccato tanto, però ripeto, questa è solamente la mia idea, poi non so se voi l'avete vista in maniera diversa. Io ho visto questa partita lì, la partita in cui Livorno ha soprattutto il suo tempo stradominato, rendendosi pericoloso, ma diciamo non in maniera super pericolosa, ecco, non pericolosissima, ecco, tutto qui. Comunque ripeto, primo tempo proprio molle, una concentrazione, mentalità sbagliata, una cattiveria, diciamo, sbagliata rispetto a quello che abbiamo fatto vedere, rispetto a quello che comunque bisogna avere, con la qualità che abbiamo. Il secondo tempo un po' meglio, però per me è stato, ciò è successo, è dovuto anche dalle scelte che hanno fatto loro, in questo caso quella di difendersi, ecco, tutto qui. Insomma, questo è quanto. Probabilmente è durato tanto, come sempre, si va all'orto di 10 minuti, vabbè, io cerco sempre di fare i più corti, poi ridio le solite cose, e continuo a dire adesso, quindi sto allungando la zuppa, però spero che abbiate capito quanto è successo secondo me. Eventualmente, come ho detto prima e lo ripeto adesso, se c'è qualcosa, magari non so, vi trovate in disaccordo con quanto detto, scrivete nei commenti, che a me mi fa strapiacere, perché comunque qualcuno un po' non mi ascolta. Niente, tutto qui. Speriamo, facendo poi, parlando un po', diciamo, del futuro, tra virgolette, queste cose della prossima partita, speriamo che già dalla prossima partita, nonostante non sia assolutamente semplice, perché se no l'Orbia è dopo il Siena, sì, se non dopo il Siena, diciamo la quarta, vale tanto, no? Più rognosa, no? Più, sì, dai, difficile affrontare il campionato, però giochiamo in casa per ora ci riesce bene, comunque venire fuori con l'ora dei risultati soprattutto. Speriamo bene, quindi speriamo che già dalla prossima potremo tornare a fare i 3 punti, no? Insomma, tutto lì. No, oppure a dirlo, perché, cioè, veramente mi tocco quando devo essere a Sevilla, perché alla fine, come dice sempre, siamo a Livorno, abbiamo iniziato bene, abbiamo stabilito il record delle 10 vittorie, bla bla bla, però alla fine siamo il Livorno comunque, che ok, questa non va bene, ma non è che siamo il Barcellona, che veramente siamo in maniera spropositata più forti rispetto a quell'altro. Quindi purtroppo la palla è tonda e può succedere tutto, e quindi ce la giochiamo, ecco, tutto qui. Quindi oppure sempre a determinate cose. Via, e detto questo, nonostante questo, non so se riuscirò a vedere appunto la partita di Livorno-Orbia. Chiaramente se riuscirò a vederla, se possibile, faccio tutto fino allo stadio, ma non penso. Quindi io spero che possa venire fuori un bel risultato. Purtroppo, non, momentaneamente almeno, non potrò commentare la prossima partita. Se dovesse cambiare qualcosa, chiaramente vedete il video, ecco, tutto lì. Speriamo bene, eventualmente ci vediamo poco là dopo, chi lo sa. Io ora col lavoro, l'orario incomincia ad essere abbastanza, diciamo, noiosi per quanto riguarda Livorno. Insomma, a parte va, dopo faccio pisare Livorno, quindi lì no, lì quella la vedo al 100%, perché fra l'altro, se non sbaglio, l'hanno spostata, quindi la prossima più no che sì. Vabbè, basta, vi lascio stare perché sono 14 minuti. Via, ci rivediamo in un prossimo, sentiamo in un prossimo video commento. Ciao!